Sono stata violentemente offesa e vittima di body shaming, definita omofoba, transfobica, non per i miei discorsi, ma semplicemente per il mio taglio di capelli e per aver parlato con alle spalle questa famiglia. Vocazione, il loro Non posto nel capisco perché mondo, favorire la Raimo inorridisce. No, allora, io inorridisco. Raimo, due volte inorridisce. Guarda, io inorridisco tantissime, per tantissime ragioni. Sì, no, lui dice cose apparente buon senso ed è circondata da questo poster di questa organizzazione omofoba. È la sua. È transfobica. Il problema non è che avete preso in giro Maria Rachele. Il tema è che continuate a offendere e censurare centinaia di migliaia di famiglie che credono in questo logo e nei nostri valori. Vedo questa immagine violenta che in qualche modo, come dire, sembra uno sfondo. Ma come si fa a definire violenta l'immagine di una famiglia, dell'amore incondizionato? Come fa a far paura questa immagine? Ma come si fa a inneggiare la libertà e poi pretendere la censura violenta dell'altro, a prescindere dagli argomenti? Togliere di mezzo queste associazioni omofobiche e transfobiche come provvita. Ma come si può parlare di libertà e poi cercare di azzittire l'altro con violenza? Mentre si parlava dell'emergenza della violenza tra i giovani e l'educazione al rispetto, sono stata interrotta, insultata e non mi è stata restituita parola. Come si può educare al rispetto e poi prendere in giro una persona semplicemente per il suo taglio di capelli? Tra l'altro obbligato da un percorso oncologico, un modo per drammatizzare un tempo prezioso ma duro. Secondo me non è così perché la signora sembra Arturo Brachetti. Ma come si può? Ehi, tutte voi che state facendo questo percorso, coraggio, ce la facciamo. Signore mio, fa polemica anche dell'ultimo. Vabbè, dello spazio. Grazie. Ci provano sempre di più a farci stare zitti, ma non ci riusciranno. Resteremo qui insieme a voi a difendere quello che abbiamo più a cuore, i nostri figli, per restituire a loro un mondo migliore. Andiamo avanti.